mandato un'email ai fratelli dicendo: carissimi fratelli, una grande gioia, un nuovo San Francesco a capo della Chiesa, povertà e annuncio del Vangelo, qualcosa oggi assolutamente necessario, i poveri e il Kerigma. Penso che il nome di San Francesco è tutto un programma per la Chiesa di oggi, e si è sorpreso lo Spirito Santo, ha dovuto andare, come ha detto lui, alla fine del mondo per trovarlo. Posso dire che con noi in Buenos Aires è stato sempre molto buono. Il nome che ha scelto, le ha detto, è un'immagine del pontificato, semplicità e umiltà. Ecco, vedendolo affacciato nel giorno in cui è stato eletto Papa, l'ha colpito anche il suo viso, il fatto che ha chiesto ai fedeli presenti di pregare Dio di benedirlo. Sì, si vede che è molto, molto semplice, è un uomo molto intelligente e di una grande intensità spirituale. Dopo vuole stare molto vicino alla gente, penso che sia veramente singolare, sorprendente. Lo Spirito Santo ha una creatività, una personalità fantastica per la Chiesa di oggi. Anche ci hanno detto che una volta abbiamo mandato i giovani a predicare il Vangelo, due a due per le strade, sono andati alla piazza dove c'era l'episcopio e dopo lui ha accolto tutti questi giovani e le ha detto: ma non siete usciti a predicarmi a me il Vangelo, che anch'io ho bisogno. Cosa desidera augurare al nuovo Papa? Che si realizzi i suoi più profondi desideri. Penso che sia questo di annunciare il Vangelo al mondo. Allora, il fatto che abbia parlato del popolo, che abbia parlato della legge di Roma, che abbia chiesto al popolo di pregare per lui, e questo è un fatto grossissimo. Il popolo di Dio è fondamentale, il concilio è qualcosa di meraviglioso questo. Anche la Chiesa di America Latina è molto creativa e ha accolto con molta gioia il concilio. È stato il primo Papa a prendere come nome Francesco, è il primo gesuita ed è anche il primo Papa latinoamericano, quindi alcune caratteristiche appunto anche particolari. In America Latina c'è una creatività, c'è una ricchezza, abbiamo tantissime comunità, è qualcosa di stupendo in Brasile, anche in Argentina, è un continente vivo, cioè è una cosa provvidenziale, ecco, diciamolo così, è come se lo Spirito Santo fosse un artista che si sorprende.